È data la semicirconferenza di diametro AB uguale a 4R e centro O. Sul raggio perpendicolare ad AB considera un punto C tale che CP sia congruente a CO con P punto appartenente alla semicirconferenza. Indica con H la proiezione di P su AB. Ci fanno quattro domande. Domanda A. Esprimi la funzione f di x uguale CP più OH tutto fratto PH dove x è l'angolo CPO. Domanda B, determina le limitazioni per x e trova per quale valore di x risulta f di x maggiore di 1. Domanda C, calcola la funzione calcolata in pi greco sesti. Domanda D, determina il perimetro del quadrilatero CPHO quando x vale pi greco terzi. Andrei a disegnare la semicirconferenza. Per chi è abituato alla mia grafica non c'è da stupirsi, non vi stupite di niente. Ecco il diametro. Segniamo il centro O che comunque ci serve. E intanto scriviamo come primo dato che AB è pari a 4R, ce lo dice il testo. Poi ci dicono di tracciare, il testo parla di sul raggio perpendicolare ad AB, quindi parliamo di questo, ci dicono di individuare un punto C tale che OC sia pari a CP, quindi il dato 2 è che OC sia congruente a CP, CP pari a CO uguale. Poi c'è il dato numero 3 che non andiamo a scrivere, ci dicono di indicare con H la proiezione di P su AB, quindi ecco qua PH. In pratica potremmo scrivere che ad esempio PHB è, visto che comunque il testo ci parla di radianti, P è come zero radianti, 90 gradi. Come anche 90 gradi però l'angolo ad esempio COB. Questo possiamo scriverlo come non possiamo scrivere uguale. Non solo, ma dobbiamo congiungere O con P, o P è un raggio. Come peraltro lo è OM, che questo è OM, quindi ovviamente OM uguale OP, lo scriviamo, ma sembra evidente. Quindi il dato 5, così lo chiamiamo, attenzione, è importante, ce lo dà il testo, ovvero ci dice che CPO, quindi questo angolo qua, quindi il testo ci induce a formare quel triangolo CPO, ci dice che vale x, CPO. E ovviamente dobbiamo esprimere questa funzione, f di x uguale CP più OH, fratto PH, se non sbaglio, sì, in funzione di questo x per CPO. Allora, CPO e x, ma vi faccio notare una cosa, siccome ho scritto che OC è uguale a CP. Il triangolo OCP è un triangolo isoscele sulla base, attenzione, udite, OP. Quindi vuol dire che gli angoli CPO e, aggiungo io, COP sono congruenti, perché angoli alla base di un triangolo isoscele. Questa è una cosa evidente e lampante che appare da questo, dai dati. Ma a questo punto direi di dare i valori ad x. Dice, ma x da cosa vale? Beh, 0 lo escludiamo. E qual è l'altro valore? 0 più mezzi? No, stavolta no. Se ci fosse, ad esempio, dunque ci può essere o il centro oppure m al massimo, no? Varia fra o e m. Se ci vale m, avremmo che o m, attenzione, o c quindi, cp e po sono tutti quanti raggi. Allora vuol dire che il triangolo in quel caso, attenzione, CPO, sarebbe equilatero e quindi vuol dire che gli angoli, un triangolo equilatero, misurano tutti 60 gradi, pi greco terziadante. Quindi possiamo, si evince che x è compreso fra 0 e pi greco terzi. Mi sentirei di escludere comunque lo 0. Questo va detto. E quindi comunque abbiamo risposto alla domanda B, determina le limitazioni per x. L'abbiamo fatto già da subito. Sin da subito. Dunque,
Intanto, vabbè, l'ampiezza dell'angolo OCP lo potremmo scrivere, visto che x più x più, più vediamo che l'angolo OCP vale 180 meno 2x, la somma degli angoli interi di un triangolo, anche isoscele, è 180 gradi, pi greco meno 2x. Vabbè, questo lo potremmo scrivere, se qualora ci servisse dopo lo scriveremo. Poi un'altra cosa importante, vi ho fatto vedere come COB e PHB sono tutti davanti ai 90 gradi, quindi vuol dire che OM, OC e PH in particolare, guardiamo un attimo, OC e PH sono parallele, tagliate dalla trasversale OP, vedete? Quindi abbiamo che gli angoli, attenzione, COP, COP, che poi è uguale a CPO e X, è l'angolo, aggiungo io, attenzione, OPH, quindi questo angolo qua, eppure questo è X. COP e OPH, perché sono angoli alterni interni, formati dalle parallele OC e PH e tagliati dalla trasversale OP. Ma se guardiamo adesso il triangolo, se adesso consideriamo il triangolo rettangolo OHP, triangolo rettangolo in H, quindi di cateti OH e PH, ipotenusa OP, abbiamo che, attenzione, OHP 90, gli angoli POH e OPH sono complementari, quindi vuol dire che l'angolo, attenzione questo qui, quindi da questo dato qui, dato 1,7, che l'angolo POH non potrà che essere pari a pi greco mezzi meno x, visto che comunque OPH è x, abbiamo detto, angoli alterni interni, congruenti. Quindi, poi vabbè, aggiungiamo qualche dato abbastanza facile, vi ricordo che se AB è 4R abbiamo che ovviamente OB è 2R, ma direi che se AB è il diametro, la metà del diametro, attenzione, è il raggio, ma attenzione in quel caso vorrebbe dire che AO e OB valgono 2R, non R, quindi occhio a non sbagliare, quindi direi che OP è un raggio, così come, dunque OP è il raggio, quindi lo conosciamo, vale 2R, quindi di conseguenza noto P e noti gli angoli in P e in O, che sono rispettivamente X e pi mezzo meno X, applicherei il primo teorema su triangolo rettangolo e triangolo rettangolo OHP, dicendo che un triangolo rettangolo, un cateto, ad esempio PH, è pari a, attenzione, PH sto dicendo, è pari a l'ipotenusa OP, che ho scritto qua quanto vale, 2R, che moltiplica il, ad esempio, coseno dell'angolo adiacente a PH, coseno di X. Quindi dato numero 9 è quello secondo cui PH vale OP, quindi 2R coseno di X, PH è 2R cos X. Ma evidentemente, visto che comunque parliamo di angoli complementari, ovviamente OH sarà 2R sin X per il primo teorema su triangolo rettangolo, cioè sarà OP che moltiplica il seno dell'angolo opposto, quindi aggiungo qui dato numero 10 OH vale 2R sin X. Facciamo notare che OH l'abbiamo determinato, PH pure, manca CP. Per determinare CP dobbiamo considerare l'altro triangolo, quello isoscele, OCP. Isoscele, ripeto ancora, sulla base OP. Per farlo applicherei ad esempio il teorema dei seni al triangolo isoscele OCP. Beh, perché anche se isoscele comunque da considerarsi un triangolo qualunque. Infatti nel triangolo OCP conosciamo, attenzione, conosciamo P che è 2R, Non conosciamo l'angolo opposto a OP, che abbiamo detto essere pi greco meno 2x, perché la somma degli angoli interi di un triangolo è comunque pari a pi greco, 190 gradi. X più x è 2x, pi greco meno 2x è l'angolo, quanto misura l'angolo OCP. Poi non conosciamo OC, ma conosciamo comunque i due angoli. Quindi per il teorema dei seni, per esempio, possiamo scrivere che OP sta al seno di pi greco meno 2x, cioè seno di OCP sto parlando, di questo angolo qui, angolo infatti che sta opposto, che è opposto a OP, come, ad esempio, visto che ci serve CP, scriverei CP come CP, sta al seno dell'angolo opposto a CP, che però è X. Vedete? Qui di incognite c'è solamente CP, in quanto OP è 2R. Il seno di pi greco meno 2x per la regola riguardante gli archi associati, gli archi supplementari, è proprio il seno di 2x.
uguale CP che rimane X e non c'è X, Y, la nostra incognita, chiamiamolo, continuiamo a chiamarlo CP, fatto sen X. Ora, applicando la formula di duplicazione del seno, questo qui lo possiamo scrivere ancora come 2R, fatto 2 sen X cos X, che possiamo scrivere in questo modo seno di 2X, uguale CP fratto il seno di X. Ora, ovviamente, seno di X è diverso da 0, X infatti ho scritto che è compreso tra 0 e pi terzi, 0 escluso, quindi posto seno di X diverso da 0, moltiplicando, 2 se ne vanno, moltiplicando per sen X da una parte all'altra se ne vanno anche i 2 sen X. Quindi in pratica otteniamo che CP, guardate, è semplicemente pari, questo è il dato numero 11, lo scriviamo qua, ad R fatto cos X. Ovviamente coseno di X deve essere diverso da 0, ma lo è perché X comunque è compreso tra 0 e pi terzi, pi mezzi è avanti, quindi non va considerato. Eccolo qua CP. CP è R fatto il coseno di X. A questo punto vado a sostituire. A questo punto la risoluzione del problema è alquanto in discesa, perché comunque il peggio ormai l'abbiamo passato. Non che fosse peggio prima, insomma, non era difficile questo problema. Vi ricordo che adesso continuerò a risolvere un po' di problemi sui triangoli qualunque, e poi il capitolo l'avremo finito, quindi avremo terminato il lungo percorso sulla trigonometria. Ne risolverò ancora qualcun altro esercizio, ci sono ancora, per la verità, nel libro del Bergamini tante pagine. Mi concentrerò magari a fare qualche problema di quelli grossi da maturità, ci sono nelle ultime due pagine, ma come vedete comunque i problemi sono tutti molto simili. Io credo che oramai a questo punto siete in grado di risolverli. Poi ci può essere sempre un problema che magari può dare fastidio, ma comunque rispondiamo quindi alla domanda, torniamo al problema, poi ovviamente avremo tempo di parlarne di questo. Domanda A, ci chiedono di esprimere f di x con la funzione lì che ho scritto in funzione ovviamente di x pari a cp. Abbiamo già detto, allora cp lo conosciamo, quindi f di x vale, dunque cp è r fatto cos x più, dunque oh è 2r sen x, fratto ph che è 2r cos x. 2r cos x deve essere diverso da 0, cos x deve essere diverso da 0, x diverso da pi con mezzi, ma x è diverso da pi con mezzi perché x è compreso fra 0 escluso, pi terzi incluso, che sta prima di 60 gradi, sta prima di 90. Facciamo un minimo comune multiplo al numeratore. La linea di funzione fondamentale è questa, occhio a non incartarci in queste cose. R più 2r sen x cos x. A questo punto porterei sotto un questo coseno di x cala sotto. In pratica abbiamo che f di x si può scrivere come r in evidenza al numeratore 1 più 2 sen x cos x fratto 2r cos quadro di x, coseno per coseno. Dunque applicherei, mi farei notare, applicherei due volte le formule di duplicazione, sia del seno che del coseno, perché dunque 2 sen x cos x, l'abbiamo già visto prima, è scrivibile come seno di 2x, quindi questo, allora RR è tanto semplifica, questo quindi diventa 1 più seno di 2x. Attenzione che, vi ricordo che 2 cos quadro x meno 1 è una delle tre formule che esprimono la duplicazione del coseno. Il coseno di 2x, vi ricordo, è cos quadro x meno sen quadro x. 1 meno 2 sen quadro x, ma anche 2 cos quadro x meno 1. Quindi in pratica abbiamo che al denominatore 2 cos quadro x c'è già, ci mettiamo questo meno 1 e ce lo togliamo. In pratica non abbiamo cambiato niente, questo è 0. Quindi f di x, avete capito dove volevo arrivare nel risultato che comunque è presente nel testo. Al numeratore è 1 più seno di 2x fratto 2 cos quadro x meno 1 è coseno di 2x, 1 più coseno di 2x. Eccolo qua. Che è proprio il risultato che compare così, così, papale papale, così nel testo. Domanda B, ci chiedo di determinare le limitazioni per x, l'abbiamo già fatto, x è compreso fra 0 escluso, pi terzi incluso. Trova per quale valore di x sia che f di x è maggiore di 1. Allora, andiamo a porre
questa f di x la andiamo a porre tutta quanta maggiore di 1. Cioè in pratica poniamo 1 più seno 2x fratto 1 più coseno 2x maggiore di 1. F di x ovviamente non c'è più, che f di x è questa. Disequazione tipo frazionario, portiamo il meno 1 dalla parte sinistra e facciamo un minimo uno. Ovviamente coseno 2x più 1 è sempre diverso da 0, lo supponiamo. Poi comunque lo faremo, poi comunque lo andremo a considerare meglio. Per il momento converrà magari scrivere il denominatore come era scritto prima, cioè converrà scrivere il denominatore come 2 cos quadro x, come era scritto originariamente, perché poi ponendolo maggiore di 0 sarà maggiore di 0 sempre per ogni x diverso da pi con mezzi, quindi converrà metterlo così. Allora abbiamo un seno di 2x più 1 meno 1 meno coseno di 2x. Ripeto, ho portato l'1 a sinistra, diventa meno 1 maggiore di 0. Ho moltiplicato, ho fatto un minimo neutro che è coseno di 2x più 1 e quindi coseno di 2x più 1 meno 1 diventa meno coseno di 2x meno 1, che si va a sommare al seno di 2x più 1 che già c'era al numeratore. Fratto, anziché scrivere il denominatore così, lo scrivo come appunto era prima, ovvero 2 coseno al quadrato di x. Se andate a guardare era così. Adesso, questa è una equazione fratta che si risolve ponendo il numeratore maggiore di 0 e il denominatore maggiore di 0, ma il denominatore è in questo caso, visto che comunque x è compreso frazione di pi terzi, è sempre positivo, perché ponendo il denominatore maggiore di 0 dovremmo porre 2 cos quadro x maggiore di 0, che vuol dire dividendo per 2 cos quadro x maggiore di 0, che vuol dire per ogni x diverso da pi greco mezzi. Lo possiamo considerare, ma pi greco mezzi non sta nel nostro intervallo di x, quindi ci potrebbe anche non interessare, comunque come se fosse sempre positivo il denominatore. Quindi 1 meno 1 qua se ne vanno, in pratica ponendo il numeratore maggiore di 0 dobbiamo risolvere una disequazione lineare in seno e coseno, attenzione, non di x ma di 2x, del tipo seno di 2x meno coseno di 2x maggiore di 0. Dunque, attenzione, applicherei il metodo, ad esempio, grafico. Vediamo un po', dunque, vediamo un attimo. Noi siamo comunque nell'intervallo 0 pi terzi. Dice, ma si può dividere? Allora, vediamo un attimo di fare in questo modo. Va bene. Allora, per non rischiare di sbagliare, potremmo anche dividere per coseno 2x entrambi i membri, perché comunque il coseno 2x, faccio notare che coseno di 2x è maggiore di 0. Dunque il coseno è positivo nel primo e nel quarto quadrante, quando 2x è compreso fra 0 e... vedete che verrebbe più difficile così. Allora, risolviamo normalmente con una equazione lineare in seno e coseno, dunque il denominatore è positivo sempre, comunque pi con mezzi non sta nell'intervallo e lo cancelliamo. Quindi in pratica vedere quando questa frazione è positiva equivale a vedere quando il numeratore è positivo. Allora, andrei a fare un normalissimo metodo grafico, per esempio, dove vado a porre seno di 2x uguale y e coseno di 2x uguale x, tenendo presente che x quadro più y quadro uguale 1 è l'equazione che corrisponde alla circonferenza goniometrica di centro 0, 0 e raggio 1. Quindi se la vado a fare qua, y è maggiore di x. Dunque, y uguale x è la bisettrice primaria, y maggiore di x vuol dire che siamo qui, dove qui c'è pi quarti e qui c'è 5 pi quarti. Va bene? Quindi la disequazione seno di 2x è maggiore del coseno di 2x, che vuol dire poi y maggiore di x, quando, attenzione, non x ma 2x è compreso fra pi greco quarti e 5 pi greco quarti. Dividendo per 2 entrambi i membri otteniamo che x è compreso fra pi greco ottavi e 5 pi greco ottavi, angoli non bellissimi. Questa condizione però, attenzione, noi la dobbiamo intersecare con la condizione x compreso fra 0 pi terzi. Quindi comunque abbiamo che il numeratore seno di 2x meno coseno di 2x è maggiore di 0 quando x è compreso fra pi greco ottavi e 5 pi greco ottavi. Questa disequazione, che è la soluzione del numeratore maggiore di 0, il denominatore abbiamo detto è sempre maggiore di 0,
ma comunque intersecata con la condizione di esistenza che è x compreso fra 0 e pi terzi. E a questo punto è facile vedere come la soluzione è quella del testo, quindi x compreso fra pi e ottavi e pi e terzi. Ovviamente pi e terzi rimane incluso dal fatto preso dal caso iniziale. Quindi abbiamo risposto anche alla domanda secondo cui f di x è maggiore di 1 quando x è compreso fra pi greco ottavi e pi greco terzi, con pi greco ottavi escluso, pi greco terzi incluso. Risultato che coincide con quello del testo. Ultime due domande, domanda C e domanda D. Calcoliamo la f di pi greco sesti. Allora, a questo punto, questa è f di x. Calcolare la f in pi greco sesti, dove pi greco sesti in gradi, vi ricordo, è 30 gradi, vuol dire mettere al posto di x, ovunque sia x, pi greco sesti radianti. 1 più seno di 2 per pi greco sesti e pi greco terzi. Fratto 2 per pi sesti e pi terzi, 1 più il coseno di pi terzi. Allora, il coseno di pi terzi è un mezzo, il seno di pi terzi è radice di 3 su 2. Siamo nel primo quadrante, quindi abbiamo 1 più radice di 3 su 2 fratto 1 più un mezzo. Se facciamo un minimo con il multiplo, sia il numeratore che il denominatore, che in entrambi i casi è 2 ovviamente, ci viene un 2 più radice di 3 al numeratore, e ovviamente 1 più un mezzo è 3 mezzi. 2 e 2 se ne vanno, otteniamo che la funzione, abbiamo trovato, calcolata in pi greco sesti vale quello che è scritto nel testo, 2 più radice quadrata di 3 tutto fratto 3. Ultima domanda, domanda T. Vogliono il perimetro di CPHO di questo quadrilatero quando x vale pi greco terzi. Allora, cosa facciamo? Intanto ci scriviamo quanto vale questo perimetro. Il perimetro di CPHO vale CP più PH più H più HO più OC. Ma vi faccio notare come OC comunque si appare a CP. Quindi direttamente 2CP più PH più OH. CP è R fratto cos X, quindi è 2 volte R diviso il coseno di pi greco terzi, perché ci dicono di calcolare questo perimetro quando X vale pi greco terzi. Quindi 2R su coseno di pi greco terzi più PH, dunque PH è 2R coseno di 2R coseno di X, ma 2R coseno di pi greco terzi. OC infine, lo cerchiamo, vediamo se lo troviamo. OC e CP, no, OC non c'è, chiedo scusa, OH volevo dire, ovviamente, non so perché ho detto OC. OH e 2R sen X, quindi 2R se non mi piego terzi. Allora, intanto raccoglierei 2R a fattore comune. Comunque rimarrà nel risultato questo R. 1 su, dunque il coseno a pi terzi è un mezzo, quindi 1 su un mezzo. Più il coseno a pi terzi è sempre un mezzo. Il seno a pi terzi vale radice di 3 su 2. Perda tonda, 1 diviso un mezzo è 2, 2 più un mezzo è 4 mezzi più un mezzo che è 5 mezzi, praticamente rimane 5 mezzi più radice di 3 su 2. Se facciamo un banale minimo con il multiplo che è 2, otteniamo 2R che moltiplica radice di 3 più 5 tutto fatto 2, in modo tale che 2 mezzi si possono semplificare, e così da ottenere il perimetro, però la risponde quindi alla domanda ultima di secondo, quindi il perimetro vale 5 più radice di 3
tutto per R, questo è appunto il risultato che compare nel test. Abbiamo risolto facilmente anche questo problema, vi invito a non perdervi i prossimi video nei quali continueremo a risolvere questi problemi e quindi termineremo questo lungo argomento sulla trigonometria. Vi saluto, ciao a tutti!